Il ramarro, storie del bosco antico, di Mauro Corona. Il ramarro all'inizio era grigio, come la lucertola, ma molto più grande, quasi il doppio. Anche lui ama il sole, ma preferisce stendersi nei rovetti, piuttosto che sulle pietraie roventi. Un giorno il ramarro, quando era ancora grigio, se ne stava beato e tranquillo sulla radice affiorante di un carpino. Aveva appena smesso di piovere a secchiate. C'era stato un temporale di quelli potenti che annunciano l'estate. E dopo la sfuriata, il sole aveva fatto capolino, riscaldando l'aria e originando un arcobaleno così bello e completo che abbracciava l'intero giro della terra. Il ramarro si godeva quel calore appena acceso, stravaccato sulla sua radice, mentre poco più in là un boscaiolo arrabbiato si preparava ad abbattere un larice. Era arrabbiato con il tempo che faceva le bizze e con la scure che non stava ben salda nel manico. Chi ha fatto il boscaiolo sa quale dramma comporti tale inconveniente. Ogni 7-8 colpi bisogna battere l'estremità del manico su una pietra perché la scure ritorni al suo posto, altrimenti rischia di saltar via. Infatti, capitò così quel giorno al boscaiolo. Sollevò la scure e tirò un colpo tremendo mirando la base dell'arice. Ma la scure uscì dal manico poco prima e partì verso l'alto, come lanciata da una catapulta volò in cielo a colpire l'arcobaleno che si frantumò. I suoi colori da 7 diventarono 7 miliardi e caddero sulla terra. Il ramarro fu sepolto di pulviscolo multicolore e gli entrò nella pelle e gli rimase lì per sempre. Da allora il ramarro è un piccolo arcobaleno che cammina.